stata una balena così. E proprio il giorno che siamo partiti, mi ricordo che è uscito un giornale con la pinna della balena che diceva "Ya llegaron, sono arrivate", e ce n'erano invece ancora pochissime prima. E in più noi stavamo proprio partendo, che non potevamo, quindi avevamo fatto, insomma, non l'avevamo fatta quella scena. Praticamente siamo tornati in pochissimi veramente lì, perché era una cosa non prevista dalla produzione, ormai fuori budget totale. Quindi siamo tornati veramente io, il direttore della fotografia, il regista e due persone, dopo tutta la parte in Argentina. E lì ce n'erano centinaia, cioè tu proprio prendi la barchetta, che è grande, non è tanto grande, insomma, da qui alla fine della stanza, ma non di più, non è un peschereccio. Venivano fuori così, poi andavano sotto la barca e prima che finissero, cioè tu vedevi questo coso nero che andava e alla fine una coda grossa più o meno come la barca, cioè metà della barca, e capivi che era veramente enorme, ma non solo da quella, dal tempo che ci metteva, e non la sfiorava la barca. E poi le potevi toccare, cioè non si poteva in realtà, però me l'hanno detto dopo la prima volta che le ho toccate, perché vengono proprio lì e tu le tocchi, sono tiepide, in un mare gelato sempre, e hanno delle specie di punte così, che sono delle specie di antenne che hanno loro, che guai a toccare quelle, ci ha detto subito. Poi ogni tanto buttano fuori l'aria, come e voi non sapete l'odore di pesce marcio, ma marcio come una pescheria chiusa da 10 anni col pesce dentro, che arriva da quella spruzza, il loro alito. No, ma ti mettevi a ridere perché non ci credevi all'odore. Arrivano tutti spruzzini d'acqua come un vaporizzatore con questo odore. Ma l'hai emozionata questo passaggio? Sì, moltissimo, la prima volta? Moltissimo. Ecco, l'hai emozionata? No, quando l'ho vista, sì. No, ma infatti era... Ma infatti nel film si vede. No, ma ogni volta che le vedevo siamo stati ore lì in mezzo, ma io proprio le vedevo, mi veniva da piangere, perché doveva essere... E poi ho saputo che fanno... È proprio una terapia per i bambini autistici, per gente... Proprio organizzano proprio barconi di questi, li portano in mezzo, perché è una cosa, poi perché proprio capisci che loro vengono tutte intorno, ma ce n'avevamo 7-8 di noi. Insomma, si sente, non lo so, insomma, dimmi tu che rapporto hai professionale con Giuseppe. Ma guarda, abbiamo fatto 2 film più questo ritratto confidenziale, che era più un gioco, non era studiato a tavolino per fare un... È iniziato come gioco, poi avendo avuto una produzione ne ha fatti anche degli altri, però insomma rimane una cosa molto giocosa per me anche da rivedere. Invece i 2 film, soprattutto il secondo, con 2 ruoli diversi, uno nel passato, uno... Allora è come se avessi fatto 3 donne già con Giuseppe, molto diverse fra loro, molto diverse, quindi... con una storia intera, no? Come ruoli importanti, e quindi abbiamo fatto tanto, cioè come se avessi usato quasi tutte le mie potenzialità, sento, però no, chi lo sa, invece magari capiterà di tirare fuori, oppure sai, si cambia con l'età, magari avrà bisogno di una... Sì, poi nonna. No, però sì, insomma, chi lo sa. Comunque queste 3 donne che ho fatto secondo me sono molto diverse, quindi abbiamo lavorato su tanti diversi registri, abbiamo lavorato bene, a fondo, proprio cercando tutte le possibilità. Sicuramente è la persona con cui ho lavorato meglio a livello di ricerca di un personaggio e di come renderlo proprio in fase, non dico di scrittura, perché io li leggevo già scritti i film, però poi, come dicevo all'inizio, si interveniva a forza di prove, proprio venivano fuori altre idee completamente diverse da, o insomma delle varianti di quello che c'era scritto, e quello è stato bellissimo sempre, sarebbe bello sì riaverne l'occasione. Thank you.